Buongiorno, sono molto emozionata di potervi mandare questo saluto in occasione del vostro congresso eucaristico intitolato L'Eucaristia, la mia autostrada per il cielo. Sarei voluta venire in Brasile, ma purtroppo non è stato possibile, però io sarò vicina nella preghiera e ci tenevo innanzitutto a ringraziare Padre Marcelo per tutto quello che sta facendo, tutti voi, perché so che avete lavorato duramente per questo congresso. Naturalmente Padre Marcelo mi ha sempre informato su tutte le vostre attività e sono molto contenta. Bisogna un pochino che questo motto di Carlo, l'Eucaristia, la mia autostrada per il cielo, diventi un po' il motto di tutti voi anche, perché Carlo adesso è candidato, è stata ufficialmente aperta la causa di beatificazione, candidato agli altari, così noi diciamo in Italia, e servo di Dio. Però diciamo che Carlo, sì, è un esempio. È un modello, ma anche voi siete chiamati a diventare santi come Carlo. E allora ci tenevo un pochino a darvi qualche consiglio, visto che Carlo in fondo ha fatto un cammino particolare, forse questo cammino può essere di utilità anche a voi. Certamente Carlo viveva una vita normale come tutti voi, la scuola, gli amici, il pallone, per cui non è che fosse particolarmente bravo, sono sicura che voi in Brasile giocate molto meglio a pallone di Carlo, ma la sua vita normale, gli studi, la vita familiare, gli amici, i suoi hobby che soprattutto erano il computer e fare il volontariato attraverso i mezzi di comunicazione moderni, faceva anche i filmini, delle cose molto tecnologiche gli piacevano, però certamente era un'attività che sono sicura anche voi vivete quotidianamente. Ma qual era la particolarità di Carlo? Cosa aveva Carlo di speciale rispetto? Carlo non aveva nulla di speciale perché Gesù crea tutti noi speciali, ognuno di noi è una persona speciale, creata, voluta da Dio e destinata ad essere santa. Quindi il destino di Carlo è un destino che è previsto per tutti. Ora, certamente la cosa importante è rispondere e corrispondere a questo progetto che Dio sin dall'eternità ha pensato per noi. E cosa può aiutarci, visto che questo è un mondo molto pieno di input, pieno di distrazioni, che spesso ci allontanano da Dio, ci allontanano da quello che è il fine della nostra vita, che poi amare Dio sopra ogni cosa, il prossimo come noi stessi e diventare santi per poter poi raggiungere Dio in cielo. Ecco, sicuramente la vita sacramentale, i sacramenti che Gesù ci dà attraverso la Chiesa, sono dei doni specialissimi, sono doni soprannaturali, in quanto è Dio stesso che ci dona, lui attraverso il sacerdote, che è un mediatore, ci dona la grazia. E certamente l'Eucaristia e il sacramento della confessione sono dei mezzi specialissimi che abbiamo in aiuto per poter diventare santi nel modo più veloce. Carlo andava tutti i giorni a messa, sin da quando aveva 7 anni, infatti lui ci teneva tantissimo a fare la comunione presto e dei sacerdoti si erano accorti di questa sua, diciamo, particolare devozione che aveva, la sua maturità e la sua perseveranza fecero sì che questo parroco decise di anticipare la comunione e Carlo potette accostarsi al sacramento dell'Eucaristia a 7 anni. Da allora non ha mai abbandonato l'incontro quotidiano con Gesù Eucaristia.
forse quando era malato, ma veramente non ha mai, tutte le sue giornate sono sempre state incentrate su questo desiderio di incontro con Gesù Eucaristia. Quindi tutto ciò che faceva, i giochi, la scuola, i suoi rapporti con gli amici, tutto però girava intorno all'Eucaristia, cioè l'Eucaristia era il centro della sua giornata, poi tutto il resto girava intorno, perché lui diceva che quando si va a messa, in fondo, noi siamo molto più fortunati degli apostoli che vissero 2000 anni fa con Gesù, perché loro per incontrarlo dovevano spostarsi e non avevano questa facilità che abbiamo noi. Mentre invece noi basta scendere nella prima chiesa che abbiamo sotto casa, dove c'è un tabernacolo, e incontriamo Gesù in persona, come facevano gli apostoli 2000 anni fa. E Carlo diceva che noi siamo fortunatissimi, e in fondo Gerusalemme ce l'abbiamo sotto casa, senza dover fare grandi pellegrinaggi. Basta scendere sotto casa, e questa è una cosa incredibile, perché noi scendendo in chiesa, anche che ci sediamo 5 minuti davanti al tabernacolo, sappiamo che lì c'è Gesù, Eucaristia, presente con il suo corpo, sangue, anima e divinità, ci mettiamo di fronte a Lui ed è come se stessimo di fronte a Dio, in persona. E questa è una cosa straordinaria. Se ci rendessimo conto di questo, sicuramente le chiese sarebbero talmente piene, diceva Carlo, che non si riuscirebbe a entrare dentro. D'altra parte, se noi vediamo, pensiamo, quando c'è un cantante rock che ci piace tanto, o magari la prima di un film, quante volte vediamo delle file chilometriche di persone che addirittura fanno quasi a lotta per entrare? Però le chiese questo non avviene. E allora sicuramente questo è indice del fatto che non ci rendiamo conto del dono immenso che Dio ci fa, vivendo con noi tutti i giorni, come ha promesso: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ora, siccome Carlo era anche un catechista, lui diceva che la meta della nostra vita è il cielo, la bussola per orientarci verso questa meta sono la parola di Dio, che soprattutto i 10 comandamenti e i 2 comandamenti dell'amore, che però Gesù già riassume nei 2 comandamenti dell'amore: ama Dio sopra ogni cosa, ama il prossimo tuo come te stesso. E poi i mezzi sono i sacramenti, in modo speciale l'Eucaristia, che appunto, come dicevo prima, lui chiamava la mia autostrada per il cielo. Carlo diceva che gli piaceva molto l'episodio dell'Apostolo Giovanni, in cui si vede nell'ultima cena, spesso ci sono delle raffigurazioni molto belle, dove si vedono gli apostoli seduti con Gesù al centro e si vede Giovanni, che era il discepolo prediletto, che posa il capo sul petto di Gesù. E se noi ci pensiamo bene, Giovanni è il grande apostolo, il grande evangelista. Il Vangelo di San Giovanni è il più bello, probabilmente le pagine del capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni sono le più belle da un punto di vista proprio in assoluto sull'Eucaristia, dove Gesù innanzitutto prepara i discepoli a questo mistero, perché con la moltiplicazione dei pani e dei pesci lui sospende le leggi di natura e fa vedere che è capace di moltiplicare 5 pani e 2 pesci in 5.000 pani e 5.000 pesci. Allora, questo è sicuramente una preparazione. Anche il fatto che lui cammina sulle acque, anche lì fa vedere come lui è capace di sospendere le leggi di natura. E come fa questo? Lui è anche capace di rendersi presente in un piccolo pezzo di pane e del vino. E questo naturalmente era un discorso, noi siamo abituati a questo discorso, ma pensate 2000 anni fa, gli apostoli, che in fondo erano rudi pescatori, gente semplice, un qualcosa del genere, quando lui dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io lo risusciterò nell'ultimo giorno,
Pensate un po' come la gente rimaneva, ecco. E quindi Gesù ha preparato a questo. E noi siamo sicuramente più preparati rispetto a coloro che vissero 2000 anni fa con Gesù. E certamente, cos'è importante per tornare al discorso dell'Apostolo Giovanni? È importante vedere che in quel gesto di Giovanni che posa il capo sul petto di Cristo, c'è un richiamo eucaristico, diceva Carlo. Perché? Perché l'Eucaristia, il cuore di Cristo, è sempre stato identificato con l'Eucaristia dalla Chiesa. Se voi pensate a Santa Margherita Maria della Coque, la devozione al Sacro Cuore di Gesù, il cuore di Cristo è il simbolo dell'interezza della persona, dell'amore di Dio. E voi sapete che Dio è amore, no? Quindi attraverso l'Eucaristia Dio si dona a noi e dona il suo amore, quindi non a caso la Chiesa lo chiama Sacramentum Caritatis, cioè sacramento per eccellenza della carità, dell'amore. E in quel gesto Giovanni cosa fa? In un certo senso ci dà un messaggio, diceva Carlo, perché? Perché è un gesto eucaristico, cioè lui posa il capo sul cuore di Cristo. E dice, anche voi potete diventare discepoli prediletti, come lo fui io, facendo cosa? Diventando anche voi anime eucaristiche, questo rapporto specialissimo con Gesù. Perché l'Eucaristia è molto importante che venga compreso. Che nell'Eucaristia noi riceviamo Dio in persona dentro di noi, che ci trasforma, ci, diciamo, divinizza in un certo senso. Ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento dell'Eucaristia, il Signore opera in noi delle meraviglie, indipendentemente dal nostro fervore, dalla nostra fede, dalla santità del sacerdote. Quando noi ci cibiamo dell'Eucaristia, il Signore ogni volta opera delle purificazioni, delle grandi, ci dona delle grazie specialissime che noi non ci rendiamo conto, però vi assicuro che è così. E sicuramente più noi corrispondiamo a questo dono, questa grazia che il Signore ci fa attraverso l'Eucaristia, più il Signore aumenta queste grazie. Certamente una persona come poteva essere Santa Caterina da Siena o San Francesco d'Assisi, che vi cito perché sono patroni d'Italia, che Santa Caterina dicono che quando riceveva l'Eucaristia volava, si illuminava. San Francesco, voi sapete che era un'anima estremamente eucaristica, andava 2 volte al giorno a messa, pur non essendo sacerdote. E certamente loro avevano un grado di amore verso il Signore, che una corrispondenza a questa grazia molto maggiore magari di quanto magari spesso noi abbiamo, no? Certamente siamo pure noi, è possibile arrivare a quei gradi di corrispondenza verso il Signore, però non è semplice, dobbiamo fare un percorso e soprattutto dobbiamo aumentare la nostra fede nell'Eucaristia. Quindi il Signore opera delle meraviglie e per diventare discepoli prediletti di Gesù è importante quindi diventare anime eucaristiche, perché questo è il segreto della santità, eh? Non esistono i santi senza l'Eucaristia, non esistono. E Carlo, quindi, aveva pensato bene di fare questa mostra sui miracoli eucaristici, che è una mostra che lui ha pensato di fare per cercare di aiutare le persone ad avere più fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Perché? Perché lui si era reso conto che spesso le chiese erano vuote o che molti giovani non volevano andare a messa dopo magari la prima comunione, dopo la cresima, disertano un po' la chiesa oppure cedono alle prime filosofie, alle prime, diciamo, sette o personaggi che si dimenticano di quella che è la loro fede, no? In Gesù Cristo. E quindi diciamo che lui, pensando questa mostra sui miracoli eucaristici, che è una mostra che consta di 142 pennelli che raccontano la storia di
di alcuni miracoli eucaristici che il Signore ha operato nel corso della storia. Questi miracoli possono sicuramente essere di aiuto perché spesso si vede come magari l'ostia durante la celebrazione eucaristica si è trasformata in carne e il vino in sangue. E allora Carlo citava sempre un miracolo in particolare, proprio per ricollegarci al discorso di Giovanni l'Apostolo, che abbiamo detto posa il capo sul petto di Cristo, che è il cuore di Cristo. E infatti nel miracolo eucaristico di Lanciano, che è avvenuto nel 700 d.C., un sacerdote che dubitava della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, durante la celebrazione, l'ostia si trasforma in carne e il vino in sangue. Ora, queste reliquie, diciamo, sono ancora tuttora visibili, c'è un santuario bellissimo a Lanciano, che è tenuto dai padri francescani, e questo miracolo è stato oggetto di 500 analisi da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Università di Pisa, e si è scoperto che la carne dell'ostia trasformatasi in carne, quella carne è la sezione del miocardio, cioè del cuore. Quindi proprio il discorso che diceva Carlo, che l'Eucaristia è il cuore di Cristo, e proprio questo è una conferma, cioè che l'ostia trasformatasi in carne è praticamente impossibile, cioè una cosa incredibile questo miracolo, è una sezione del miocardio, cosa che è impossibile tagliare un pezzo di carne del cuore in quel modo. Gli scienziati che hanno studiato questo miracolo a Lanciano sono rimasti strabiliati, ce n'è addirittura uno che era di confessione non cristiana che si è convertito, perché è tale lo shock che ha avuto perché si è reso conto. Pensate che il vino che si è trasformato in sangue, analizzandolo agli stessi parametri, l'elettroforesi si dice, che ha il sangue di un vivente. Quindi sono passati dal 700 d.C., quanti secoli? Tantissimo. E pensate un po' che ancora è possibile vederlo. Se venite in Italia sarebbe bello che voi faceste un pellegrinaggio a vedere questi luoghi. Ce ne sono tanti, perché ci sono un po' in tutta Europa, però sicuramente in Italia sono particolari, perché nel Signore ne ha operati tantissimi. Quindi, per ritornare al discorso dell'apostolo prediletto, Giovanni l'apostolo prediletto, Carlo diceva anche una cosa importante, che durante la crocifissione il Signore, sotto la croce, chi c'erano? C'erano la Madonna, le pie donne e San Giovanni, perché gli altri apostoli erano fuggiti, avevano avuto paura. E però, se noi ci pensiamo bene, il sacrificio della croce che è avvenuto 2000 anni fa non si riattua tutti i giorni, ogni minuto, secondo, possiamo dire, in tutte le celebrazioni, in tutte le sante messe che vengono celebrate nel mondo? E quindi in modo incruento, ovviamente, perché certo non come la crocifissione che è avvenuta 2 anni fa, però si riattualizza quello stesso sacrificio che è avvenuto 2000 anni fa. Quindi, come Giovanni ha dimostrato il suo amore a Gesù stando sotto la croce con le pie donne, perché è stato l'unico, perché gli altri sono fuggiti, questo è importante dirlo. Così anche noi, come dimostriamo il nostro amore a Gesù? In fondo non è che siamo tanto distanti da quello che era la situazione di 2000 anni fa, perché andando a messa, partecipando a quel sacrificio, noi partecipiamo al sacrificio della croce. Questo è molto importante. Certo che la messa ha anche dei risvolti in cui noi ci uniamo nell'assemblea, insieme, diciamo, ricordiamo, siamo anche uniti, ci sono quei risvolti dell'Eucaristia anche che, diciamo, devono portare poi noi a aprirci al prossimo, eccetera. Però innanzitutto la celebrazione eucaristica è la riattualizzazione del sacrificio della croce, grazie al quale siamo stati salvati, perché senza di quello voi pensate che grazie a quel sacrificio Dio ci ha dato la possibilità di vivere con Lui in cielo per tutta l'eternità. Ecco, quindi l'Eucaristia, partecipare tutti i giorni alla messa, come faceva Carlo, se non vi è possibile proprio tutti i giorni, ma cercare di fare uno sforzo, è il gesto più bello,
sicuramente più santo che voi possiate fare per mostrare il vostro amore a Gesù, perché il Gesù si dona a noi. Pensate, Dio che si offre a Dio, che cosa c'è di più di partecipare, partecipando al sacrificio eucaristico? Voi vi unite alla preghiera di Gesù, che è Dio, che si offre a Dio Padre e che offre tutte le nostre preghiere. Quindi non c'è novena, non c'è pellegrinaggio, non c'è preghiera più forte della Santa Messa, che è la cosa più potente che voi possiate fare. Cioè l'Eucaristia, dovete capire che è un tale dono che il fatto di privarsene è come privarsi del come se voi toglieste il sole alle piante e poi appassiscono. Cioè la nostra anima ne trae talmente beneficio ad avere questo cibo che è l'Eucaristia, per cui voi non vi rendete conto dell'aiuto enorme che Dio ci dà. E quindi in fondo Carlo era un ragazzo normale come voi, non è che Carlo però si è fatto trasformare dall'Eucaristia, è Gesù che ha reso Carlo santo. Cioè, come era reso Carlo santo, rende santi anche voi. Cioè, non è un qualcosa di così misterioso la santità o di così impossibile da raggiungere, soprattutto noi che abbiamo questo dono enorme dei sacramenti, perché i sacramenti sono per noi un aiuto incredibile. Non c'è bisogno di fare chissà quanti pellegrinaggi, chissà quante cose. Noi abbiamo la messa tutti i giorni sotto casa, basta scendere giù, andare là a fare dei momenti di adorazione eucaristica, come faceva Carlo, stare seduti di fronte a Gesù, anche 5 secondi, 5 minuti, e parlare delle vostre cose a Gesù. Vedrete poi come il Signore, come se voi stesse di fronte a un sole, no? Il Signore, stando di fronte a Lui, e voi venite trasformati, venite sempre più resi simili a Gesù, che poi è il cammino di ogni cristiano, dovrebbe diventare sempre più simile a Gesù, no? E quindi certamente senza questa vita eucaristica è molto difficile raggiungere queste mete. E Carlo, penso che il messaggio più importante che lui abbia da darvi è proprio questo, di amare Gesù Eucaristia, di cercare di fare una vita sempre più intensa eucaristica. Se potete, andate a messa tutti i giorni, questo è il mio messaggio. Se potete, fate ogni giorno un pochino di adorazione eucaristica. Io non dico che dovete stare le ore, come facevano certi santi, però anche basterebbe anche un minuto. Capisco che spesso tante persone mi dicono che hanno difficoltà perché di fronte al Santissimo Sacramento si siedono e poi la mente comincia a bombardare di tante cose, tanti pensieri inutili, perché quello è normale, perché purtroppo noi abbiamo una fragilità, però il Signore apprezza lo stesso, anche che voi state lì, quel minuto o quel secondo, che però gli dite: Signore, ti voglio bene, anche solo quello, nonostante poi vi distraiate o pensiate ad altro, però il Signore lo apprezza, capite? E poi ricordatevi che anche queste grazie specialissime che tanti santi hanno avuto, come questi doni tipo il dono della bilocazione, il discernimento degli spiriti, la capacità di operare miracoli taumaturgici come faceva Sant'Antonio, sono doni grazie gratis date, si dice, noi diciamo, cioè grazie gratuite, date gratuitamente da Dio, che però non sono un merito nostro. Noi non abbiamo nessun merito, è un dono del Signore che potrebbe dare, pensate un po', anche una persona che non è assolutamente santa. E anzi, avrete molti più meriti se voi magari avete delle difficoltà, delle eredità, anche quando andate a messa magari vi distraete, non avete quel fervore, non importa, il Signore lo apprezza lo stesso, il Signore ci aspetta, capite? Ci aspetta, entrando, cibandoci dell'Eucaristia, noi già in un certo senso viviamo nell'eternità, capite? Già il Signore ci prepara, e poi la vita, ci accorgeremo che man mano
che diventiamo sempre più, ci addentriamo in questo mistero, che diventiamo sempre più intimi col Signore attraverso l'Eucaristia. Avremo anche la capacità di vedere le cose, perché il Signore ci tornerà anche la sua sapienza, quindi anche la vita assumerà tutto un altro senso. Vedremo le cose con gli occhi del Signore sempre di più, capiremo tante cose e avremo anche quella pace che è sicuramente quello che poi noi sperimenteremo nella vita eterna, una pace dentro, una gioia che è quella che dovremmo avere tutti noi, che però purtroppo vedete che tante persone vivono una vita difficile, infelici, sono tristi, e poi si rivolgono a tanti idoli, no? Idoli sbagliati. E quindi perché? Perché cercano questa felicità ma non sanno dove trovarla. Quindi, per concludere, perché non voglio essere prolissa, e io purtroppo mi spiace, non parlo il portoghese, ma spero che faranno bene la traduzione. E per concludere, il mio messaggio è questo: anche voi diventate anime eucaristiche. Anche voi potete diventare santi come Carlo, anzi, io penso che tra di voi ci sono dei potenziali santi molto più santi di Carlo. Quindi mi raccomando, spero proprio veramente che in futuro di conoscere qualcuno di voi che verrà canonizzato, ma forse non riuscirò perché sono vecchia, però sono certa che tra di voi ci sono tanti giovani santi. Mi raccomando di seguire Carlo in questo, perché l'esempio di Carlo è per voi il dono più grande e il più grande segreto per diventare felici da seguire, se voi seguite l'esempio di Carlo. Quindi io vi saluto, vi assicuro le mie preghiere e spero veramente che riusciate a contagiare pure gli altri di Gesù Eucaristia, perché più voi vi riempite di Gesù Eucaristia, più sarete contagiosi, un po' come quando uno una centrale nucleare, no? Diventate radioattivi e poi vedrete che Gesù, piano piano, anche gli altri, piano piano verranno contaminati, però dovete essere voi pieni di Gesù e poi andare a portare Gesù agli altri. Quindi mi raccomando che poi avrete la GMG, è molto importante che voi vi prepariate così, fate tante preghiere, fate tante messe e vi saluto. E spero un domani di potervi conoscere personalmente. Un grosso abbraccio e grazie ancora. Arrivederci.